Terzultimo atto di questo Lugano Champions Trophy edizione 2018 è la finale per il quinto e sesto posto. Adesso sono rimaste solo le tre finali da giocare per decidere la classifica finale, la graduatoria finale delle sei squadre che hanno partecipato a questa edizione 2018: Lugano, Malaga, Borussia Dortmund, Krasnodar, Roma e Chelsea. Quinto il Malaga, sesto il Lugano nella classifica del girone all'italiana, che si è concluso qualche istante fa con la vittoria della Roma sul Krasnodar, che ha fatto sì che la finale per le ore 16:45 sarà quella tra Roma e Borussia Dortmund, che grazie alla differenza reti ha eliminato, o meglio ha relegato nella finale per il terzo e quarto posto il Krasnodar. Ma si parte da quella per il quinto e sesto posto, Lugano contro Malaga, e se Lugano insomma era accreditato di un piazzamento come quello per cui sta per scendere in campo, il Malaga insomma è un po' la delusione del torneo, squadra che ha qualche settimana fa vinto il titolo spagnolo 2006, che però non è ancora riuscita anzi ha segnato soltanto un gol con Contreras, il gol che ha impedito di fatto al Chelsea di arrivare in finale, bloccandolo sull'1-1 e costringendolo a sua volta alla finale contro il Krasnodar per il terzo e quarto posto. Ma cominciamo a parlare di questa partita, Malaga contro Lugano, ultimo atto per entrambe le squadre. Vediamo il numero 10 del Malaga sul pallone, Alejandro Contreras, e il numero 7 che Nai Fernandez, Malaga che ha stentato per tutta la mattinata a trovare il gol, si è avvitato una serie di azioni un po' laboriose. 2-0 per iniziare contro Lugano e Borussia Dortmund, poi due sconfitte particolarmente pesante, quella contro il Krasnodar, l'ultima azione all'ultimo secondo, ma nessun risultato diciamo è stato immeritato. Malaga che ha fatto molta difficoltà a segnare ed è finita 0-0 la gara proprio di girone contro il Lugano. Rapidamente anche la variazione di regolamento, mentre subito il Malaga però in attacco con Contreras, subito messo giù, si gioca secondo l'arbitro, episodio subito da rivedere dopo 15 secondi, ha lasciato giocare il direttore di gara. Dicevamo, cambio di regolamento per quanto riguarda le finali, si gioca su due tempi da 15 minuti e non più 12 minuti, in caso di parità calci di rigore, 5 rigori per parte, proprio come nel calcio vero, e dunque siccome sono fioccati i pareggi, anche il 0-0 in questa prima fase potrebbe essere una soluzione che sta in piedi. Comunque Lugano in possesso di palla con la formazione svizzera, che in questo momento però non riesce a tenere palla in campo, con Simone Garantola, la rimessa laterale a favore del Malaga. Partita, come detto, terminata 0-0 nella fase A a gironi, non particolarmente spumeggiante. Malaga che, come detto, ha segnato un solo gol, Lugano ancora a quota 0. L'unica squadra che ancora non ha segnato è quella svizzera, che è un po' leggerina in attacco, apparsa anche nell'ultima gara contro il Borussia Dortmund, dove nonostante il doppio svantaggio non è molto vicino a quantomeno ad accorciare le distanze. Attacca il Malaga, pallone a destra per il numero 2 Manuel Osada Jiménez, che va ad accentrarsi, salta Novoselski, scambia, poi pallone aperto a destra per il fuorigioco di Amdi, che aveva iniziato questo torneo da difensore centrale contro il Lugano, anzi contro il Lugano e Borussia, giocando due buone partite, poi è stato spostato in attacco, ma le cose non sono migliorate, sono peggiorate in difesa per il Malaga. Adesso il Lugano che organizza la sua azione di gara con il numero 7 Federico Giudici, però indietro per Stefano Ferrari. Crieziu, ancora Ferrari, ancora per Giudici. Numero 8 Gioele Salvadore, va via bene, sbaglia il tocco in verticale, poi però torna sul pallone, andando a pressare Manuel Osada Jiménez. Quindi comincia dal più alto dei suoi, Ismael Molina Cayuela. Si ricomincia con Julen Vila Garcia, Malaga che da buona tradizione spagnola non butta mai via la palla, adesso ci è stato un po' costretto, ma la rimessa laterale per il Lugano affidata al numero 10 Noah Gianotti, sicuramente la nota più lieta di questo Lugano di questa edizione, è stato tra i più pimpanti in attacco. Gianotti va via bene, dell'apertura per Giudici,
attaccato Salvatore, palla tenuta in campo, la rimessa è per il Lugano, ancora Salvatore. Ora palla il Malaga con il numero 6 Daniel Gonzalez Fernandez, poco impiegato nelle partite della mattinata, lo troviamo titolare nell'ultima finalina, al quinto posto. Rimessa per il Malaga, Amdi cede il pallone a Manuel Osada Jimenez, giocata di Kenai Fernandez che rientra sul sinistro, guadagna un'altra rimessa in attacco. Ancora Losada Jimenez che passa dall'altra parte, arriva al numero 11 Samuel Sanchez, poi Navas, Muñoz Navas, palla insidiosa in mezzo, c'erano giocatori del Malaga, blocca comunque Stefano Ferrari e rilancia. Rilancia lungo verso Emanuele Bernardi, ma copre bene Cayuela, si riparte da Gonzales. Losada, ancora Kenai, Amdi, ancora Kenai, bello il cross, troppo sul portiere, direttamente sul fondo. Si ricerca spesso il fondo in questi livelli, in questa categoria, spesso anche troppo, visto che mancano quasi sempre i giocatori che di testa o sui palloni alti possano farsi valere. Forse sarebbe meglio tenere la palla bassa, in ogni caso. Novoselski, palla dentro Bernardi, lotta con Cayuela, alla meglio, poi Gonzales, riparte il Malaga dai suoi due centrali, ancora Cayuela, non si intende con Muñoz Navas, la rimessa per il Lugano, 6 minuti 0-0, nessuna occasione rimarchevole fin qui, si riparte da Ferrari, Giudici. Poi Salvatore, Mirzadeh va a rischiare qualcosa sull'attacco di Contreras. Trieziu, Pascucci, va ad andare Gianotti in mezzo, attenzione Bernardi, può andare di fisico con Cayuela, Bernardi di tacco ma nessuno accoglie il suo invito, riparte il Malaga velocemente con Gonzales, o almeno ci prova velocemente Gonzales. Muñoz Navas, preso in consegna da Crueziu, tanto sta per entrare nel Malaga Alvaro Sanchez con numero 9. Amdi tornato in difesa per un attimo, Kenai Fernandez, salta Giudici, se ne va, Kenai Fernandez è in area, mette il centro, si salva ancora Mirzadeh, sempre dotato di un grande senso della posizione, il capitano del Lugano, Gonzales, cede ad Amdi, ancora Gonzales, si ricomincia dietro, poi c'è un po' di spazio per Contreras, cerca l'1-2, rientrano però i difensori del Lugano, si va da Bernardi, può andare Bernardi, prende in consegna Gonzales, troppo isolato, il numero 9 Lugano che riesce ad andare via a un avversario, anche un secondo, ancora Bernardi, bravissimo, si prende un angolo praticamente da solo, senza aiuto, senza supporto dei compagni, ha fatto il massimo, ha preso un angolo, 7 minuti Lugano che tiene il campo fin qui in maniera più che dignitosa contro un Malaga che sembra superiore. Il cambio anche nel Lugano, rientra Alessandro Locorotondo mentre esce Gonzales nel Malaga per lasciare spazio ad Alvaro Sanchez. Giudici il calcio d'angolo, no, è battuto corto, battuto male, va detto, dal Lugano che però per fortuna evita di concedere il contropiede. Ancora Giudici, si va da Gioele Salvatore, va sul fondo, va a puntare l'avversario, lo salta Salvatore, grande occasione, attenzione, alla sinistra, rimpallato, la grande occasione, Salvatore sul fondo, grande occasione Lugano, prima Locorotondo e poi Salvatore, hanno avuto l'occasione per battere a rete. Rotondo un dribbling di troppo, poi doppio rimpallo e Salvatore calcia fuori. La prima occasione è quella del Lugano, 8 minuti, si mantiene incerta, alza il pressing adesso la formazione svizzera di casa, Muñoz Navas consegna il pallone
è un avversario, ha già Gianotti. C'è un calcio d'angolo ancora per il Lugano, il secondo angolo in giro di due minuti, con la situazione sviluppata come sempre sulla destra dalle parti di Noah Gianotti. Anzi, di calcio di punizione, perché è stato fischiato fallo di mano, no? Infatti aveva equivocato Pascucci, no, si tratta di calcio d'angolo. Pascucci alto in mezzo, non è neanche un brutto angolo. Poi la conclusione, la grande parata, la porta è vuota. Occasione incredibile per il Lugano, una grande parata da parte di Vila Garcia sul tiro di Locorotondo, se non ho visto male. Non è battuto bene in mezzo ed è esatto, lui col 2, Locorotondo che cerca un destro niente male, poi Salvadore preferisce rimettere in mezzo invece di provare da posizione defilata e si salva il Malaga. Altra occasione per il Lugano che sta adesso trovando fiducia, gran palla del portiere per Muñoz Navas, sfuggito alla difesa del Lugano, mette in mezzo la grande occasione per Sanchez che però non ci arriva. Neanche, però è troppo alto, non è finita, c'è ancora Amdi, Amdi, rientra Amdi, fino in fondo Amdi, raddoppiato Amdi, cerca ancora di mettere in difficoltà la difesa del Lugano, che riesce a spazzare, poi Bernardi col tacco, grande giocata per mettere in movimento Salvadore, rallentato, si prende la rimessa, affidata a Federico Giudici. Classe 2006 i giocatori in campo, a eccezione di Alvaro Sanchez che è un gennaio 2007. Pascucci. Adesso si tratta di Gianotti contro Muñoz Navas. Gianotti non riesce a trovare spazio. Il pallone che passa Bernardi in area di rigore, messo giù, mischia ancora e non riesce il Lugano a concretizzare. Attenzione a Sanchez, poderosa avanzata da via Criesi con una falcata incredibile. Ancora Sanchez è in area, Sanchez mette in mezzo una gran palla, non segue bene Kenai Fernandez, giocata bellissima nel numero 9 del Malaga, non è finita. Kenai Fernandez comincia da Losada, ancora Kenai. Un pallone ancora per Sanchez che nonostante sia il più piccolo è anche quello più alto e crea sempre problemi sui palloni alti. C'è un calcio d'angolo per il Malaga che adesso ha risposto alla fiammata del Lugano a metà primo tempo. In cambio è rientrato Daniel González Fernández nel Malaga. Battuta in mezzo, colpo di testa da allontanare di Amirzade, poi il destro alto da parte di Losada, rimessa dal fondo per il portiere Ferrari. Esagera Criesiu, va bene. Calcio rimessa laterale, anzi per il Lugano, e comincia ancora da Ferrari. Guardiamo, il primo tempo dura 15 e non 12 minuti nei tre match di finale, perciò durata complessiva di mezz'ora della partita, salvo calci di rigore alla fine che sono extra time. Amirzad tra i più brillanti come sempre nel Lugano, abbiamo visto invece questa apertura di Ismael Molina Caiuela molto bella sul piede del suo compagno Amdi. Sanchez, ancora Amirzad, eccolo qui, che un mestiere si potrebbe dire se non stessimo parlando di ragazzi di 11-12 anni, però così è, così sembra almeno. La rimessa per il Lugano, ritmo che è un po' sceso dopo una prima parte divertente. Giudici sbaglia.
sbaglia il tocco il Malaga, che prepara con Sanchez, cross in mezzo. C'è ancora Muñoz Navas. González. Allarga ancora per Hamdi. Hamdi pensa al tiro, va da solo, cerca l'azione personale, non trova spazio. Hamdi. Cross bloccato. Stefano Ferrari. Bella uscita. Non ha corso rischi per ora il Lugano. Qualcuno in Malaga. Attenzione all'avanzata di Locorotondo. Deve uscire. Ma c'è un fallo di Gonzalez, sarà una calcio di punizione per il Lugano. Centrocampo. Aspettato l'arbitro che il vantaggio sfumasse per fischiare. Giudici a Mirzade, Cruesiu. Ancora Lugano che muove palla a destra e a sinistra. Cruesiu, toccato duro. Giocatore del Malaga. Riparte però senza fallo. Kenai Fernandez era rimasto per un attimo a terra. Ultimi secondi del primo tempo, si riparte da Giudici. Cambia con Amirzade, non pulitissima l'azione. Cruesiu, Amirzade, rischia qualcosa, poi può lanciare, troppo lungo per il pallone per l'avanzata di Pascucci. Allora finisce il primo tempo, sta finendo il primo tempo. Il primo tempo un po' interlocutorio, senza particolari occasioni, con il Malaga che ha palleggiato meglio, ma il Lugano ha avuto occasioni migliori. Vediamo se c'è tempo per Muñoz Navas di mettere in mezzo un pallone troppo lungo però per Sanchez. Palla che si perde sul fondo, su questa azione con ogni probabilità termina. E così è il primo tempo, 0-0 tra Lugano e Malaga in questa finale per il quinto e sesto posto. Squadra in campo per il secondo tempo di questa finale per il quinto e sesto posto, Lugano contro Malaga. 0-0 il primo tempo, si gioca su tempi da 15 minuti e non più 12 come nel corso della giornata. Primo tempo che, anche se è durato 3 minuti in più, non ha offerto particolari emozioni aggiuntive. Squadra che hanno un po' di problemi a segnare su un campo così grande, su un contro avversari così aggressivi e così attenti alla fase difensiva. Perciò 0-0 il risultato scontato, almeno rispetto a quello che si è visto nel primo tempo. Vediamo se la ripresa regala qualcosa in più. E il Lugano che palleggia con Amirzade, adesso servito da Cruesiu, poi pallone aperto sulla sinistra per Salvadore, poi ancora Amirzade va a cercare, a pescare Gianotti. Pallone troppo lungo, ancora una volta il Lugano pecca un po' di precisione al momento di aprire il campo. Recupera il pallone il numero 2, Losada, attaccato da Tommaso Mastromatteo con il numero 16, appena entrato è uscito Bernardi, in campo anche Cristiano Fodor con il numero 13. Proprio Mastromatteo scambia con il numero 7 Federico Giudici, pallone alto, ci ha provato in maniera un po' estemporanea qui il Lugano. Losada attacca in maniera molto molto aggressiva Mastromatteo e riparte da dietro, ormai è un po' impacciato con Molina Caiuela. Ancora Mastromatteo, dagli fastidio. Poi Gonzales in questa insolita posizione di centrale difensivo. È la palla però, all'indirizzo di Kenai Fernandi, Hamdi, dentro per Sanchez. Sanchez, c'è in mezzo Samuel Sanchez, questo è Alvaro Sanchez naturalmente, Hamdi. Hamdi, di parte da Muñoz Navas. Samuel Sanchez, Gonzales, bella azione del Malaga, Posada sbaglia tutto, rovina un po' l'azione.
recuperato Simone Garantola, anche lui è entrato in campo all'inizio ripresa. Amdi rischia ancora un po' sulla pressione, giocata bellissima di Amdi, mezzo a due. Poi Contreras, Muñoz Navas. Muñoz Navas va da solo, attenzione a Samuel Sanchez, prova lui e l'errore di Ferrari per il vantaggio del Malaga. Si sblocca nella maniera più sorprendente questa finale. Il tiro di Samuel Sanchez con l'errore piuttosto vistoso del portiere del Lugano. Malaga in vantaggio allora con Samuel Sanchez, il secondo gol del campionato. Campionato del torneo per gli spagnoli, dopo quello di Contreras contro il Chelsea, arriva anche il gol numero 11. Vantaggio, insomma, arriva un po' come un fulmine a ciel sereno, non merita di essere sotto. Vediamo se saprà reagire la squadra di casa. Prova con Locco Rotondo che allarga per Giudici, poi Amir Zad. Va a salire di qualche metro la formazione svizzera ad avanzare proprio baricentro. Ancora Giudici fino in fondo, la rimessa è per il Lugano. Tornare utile Bernardi adesso per provare anche a fare un po' di sane sportellate in area. Mirzad, Giudici, finte di Giudici, palla in mezzo, poi non riesce a passare questo, ancora Mirzad, calcia male sulla porta Fodor, palla sul fondo, cambio nel Lugano, va dentro anche Kevin Cucco. Rivediamo il tiro un po' colpito male da Fodor. Il pressing in Lugano, attenzione a Fodor che quasi manda in tilt la difesa del Malaga. Contreras, il pallone per Amdi. Alvaro Sanchez, lotta di fisico. Pallone niente male per Muñoz Navas. Esce stavolta bene Ferrari e riparte il Lugano. Non è dentro per lo scatto ancora di Fodor, difende bene, si trattava di Mastro Matteo. Giudici, Locco Rotondo, Cucco, Fodor, Mirzade. Trovare spazi Sanchez, il duello con Cucco. Alvaro Sanchez, bravissimo Kevin Cucco a respingere la sua conclusione che sembrava ben indirizzata. 6 minuti nella ripresa, palla del Malaga, Contreras, Samuel Sanchez e Ismael Molina. Posada, Amdi, Gonzales, Contreras, Sanchez, tutti i giocatori del Malaga hanno toccato il pallone in questa azione. Alla fine però c'è un pallone un po' buttato in avanti, c'è fuori gioco, si continua a avere il vantaggio. Allora Posada dentro, gran palla per Muñoz Navas che se l'allunga sul fondo, bella idea da un terzino all'altro, ma c'è mancata precisione nello stop del controllo di palla. Parte veloce il Lugano, Gianotti, Fodor, all'indietro con calma per Cucco, Giudici, Mirzad che ha avanzato di qualche metro la sua posizione, Fodor fa passare. Ancora si va da Gianotti, detta il passaggio a Locco Rotondo, Gianotti va da solo, va sul fondo, Gianotti mette al centro, pallone che passa e la quasi autorete da parte di Losada. Clamorosa palla gol per il Lugano, spunto bellissimo come sempre di Gianotti, gran palla in mezzo, Fodor non ci arriva con il fianco, Losada, battuto Vida Garcia, pallone in angolo, si salva il Malaga per questione di centimetri.
ma il Lugano meriterebbe qualcosa in più in questo caso dello 0-1. Battuta in mezzo, il colpo di testa da allontanare, non è finita, c'è il sinistro tentato da Fodor, poi è Mirzade, rovesciata, non bene, contropiede del Malaga, lunghissimo Ferrari, in netto vantaggio sulla concorrenza. Ancora Lugano che ha preso coraggio dopo l'azione di poco fa. Mastro Matteo. Mastro Matteo tocca dietro, ancora Gianotti, un'altra palla, niente male, questa è buona e l'occasione fallita da Garantola. Si era mosso benissimo, inserimento perfetto con i tempi giusti, un altro cross perfetto ancora di Gianotti. Ha messo male il piede, proprio andato con il corpo in maniera scorretta. La palla è andata in cielo. Due buone occasioni, buonissime occasioni, tutte e due originate dal piede destro di Noah Gianotti, che vediamo ispiratissimo in questo momento, ancora a creare problemi. Qui viene anticipato Fodor, a spazio Alvaro Sanchez, può andare lui, Alvaro Sanchez, in tre lo attaccano, molto più alto Sanchez della sua concorrenza. Mette in mezzo e prende un angolo, direzione di Amirzade. Calcio d'angolo per il Malaga, che può far passare anche un po' di tempo. C'è anche un cambio, rientra Kenai Fernandez. Siamo entrati gli ultimi 6 minuti di partita, di torneo per Lugano e Malaga. Incide fin qui il gol di Samuel Sanchez. Una leggera responsabilità del portiere Ferrari. D'angolo che l'arbitro Kenai Fernandez mette in mezzo, un pallone pericoloso, stavolta è bravo Ferrari, è attento a pulire l'area e poi a rilanciare il contropiede Lugano, che purtroppo con Gianotti stavolta poco preciso nella fase di rifinitura. Si salva Daniel Gonzalez e si riparte da Villa Garcia. Gli ultimi 5 minuti, Malaga avanti. Intenzionato a non accelerare particolarmente c'è Spagnolo, che da sempre diciamo insegna anche l'arte un po' del giocare, di gestire il risultato. Buono posto pallone per Kenai Fernandez, che ha spazio per avanzare, si è un po' fatto sorprendere il Lugano, ancora Kenai Fernandez, Sanchez lascia passare invece di tirare e non gli va bene perché la palla finisce abbondantemente lontano. Lugano dall'altra parte con Gianotti, anticipato da Muñoz Navas. Si riparte da Villa Garcia, poi Gonzales. Poi Fodor. Mastro Matteo, che ha un po' di spazio, mette in mezzo, un buon pallone, nessuno attacca, né sul primo né sul secondo. Poi non riesce Samuel Sanchez a tenere la palla in campo. Sta per entrare Emanuele Bernardi per provare il forcing finale, un giocatore fisicamente più rilevante del Lugano. Vieri della situazione, Amirzade. Amirzade mette cross proprio in mezzo, la giocata tentata da Gianotti, molto difficile, rimessa per il Malaga che rimane in difesa con il Lugano che alzerà le sue linee per cercare il pareggio, che meriterebbe peraltro. Sanchez fermato, poi Samuel Sanchez, pallone rischioso all'indietro, disimpegno complicatissimo ma riuscito benissimo da Ismael
Molina Cayuela e la rimessa ancora del Malaga, giocata alla spagnola questa per uscire a testa alta col pallone. Malaga che non ha una gran voglia di prendere a giocare, il Lugano fa capire che sarebbe meglio riprendere il gioco. Altra rimessa sempre a favore del Malaga. Questa volta Lugano tiene la rimessa, la batte velocemente Kevin Cucco. Amirzad, Cucco. Rotondo in la mano in difesa, Amirzad. Però tenuto in campo, Amirzad, 1-2, molto bello. Fa tutto lui, che Nai Fernandez spazza l'area, la rimessa è malaghegna. 13-40. Ha addormentato bene la partita dopo il gol. Lugano ha avuto un paio di occasioni importanti, però fondamentalmente da qualche minuto non riesce più ad avvicinarsi alla porta di Villa Garcia. Vediamo se Malaga si complica la vita qui. Questo pallone rischioso giocato adesso all'indietro per Villa Garcia, lo attaccano in due, deve fare attenzione il Malaga, che però esce benissimo. Ancora con Gonzales, gran partita di Gonzales, l'avevo visto poco nel suo torneo, gran partita. Poi tutto buono per l'azione sulla destra di Kenai Fernandez, in fondo sfiora il palo alla destra di Ferrari. La grande occasione per il Malaga per raddoppiare sul piede destro di questo ragazzo, che calcia bene, secco, teso, sfiora il palo alla destra di Ferrari. 20 secondi, Lugano che forse ha spazio, forse prende l'ultimo angolo, allora c'è tempo per batterlo, per andare a saltare, non sale il portiere, potrebbe essere una soluzione da provare. Invece si va per l'azione palla a terra, no, si va per metterla in mezzo con il mancino di Simone Garantola. Ovviamente occhio ai saltatori più importanti, che sono Amirzad e Bernardi. Simone Garantola, pallone in mezzo, allontana la difesa del Malaga, lo tiene in campo Amirzad, forse no, non ce la fa. Allora su questa palla potrebbe rischiare la fine, invece si continua, c'è un possibile contropiede, un minuto di recupero per il Malaga. Si va dall'altra parte con Samuel Sanchez, che ha, eccolo, servito Samuel Sanchez, non affretta il Malaga. Con furbizia anche, fa passare il cronometro. Gonzales, un po' meno furbo, butta via il pallone col tacco. Garantola per il numero 2, Rocco Rotondo, ancora col tacco. Azione però si interrompe. Vediamo se c'è qualche secondo ancora per il Lugano, un minuto di recupero già trascorso. Fischietto in bocca per l'arbitro, finisce qui 0-1, vince il Malaga, quinto posto con gol di Samuel Sanchez, sesto posto per il Lugano, che conclude purtroppo il torneo senza segnare neanche un gol.